Storica, scrittrice a lungo, docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, romana d'adozione, ma romagnola di origine e anche fiorentina per scelta hm? a Firenze. Sì. L'università perché? Ma perché? Ehm... Firenze era un luogo in cui un laboratorio di un cattolicesimo pos-conciliare che era attratto dal dissenso ma che era molto ancorato anche alla, alla tradizione e a una grande spiritualità, penso alla pira, a tutto il discorso sulla pace che era profondamente laico. Penso a Don Milani, per noi la lettera è una professoressa, è un cavallo di battaglia e, e anzi rimango molto amareggiata quando oggi viene oggetto di grandi strumentalizzazioni, ecco, strappato a destra e a sinistra. Ne approfitto, parentesi, perché è un tema di attualità. Eh, Don Milani, racconta il merito. Ma ecco, è una banalizzazione da tutte e due le parti. Cioè, intanto va contestualizzato, va riportato a una dimensione di fede. Cioè, è una cosa molto complicata, Don Milani, perché è legato a tutto quel contesto della anche dell'obbedienza dell no? è, è molto complicato invece proprio viene poi non sono valorizzate delle cose molto importanti che spiegano tanto come io il mio altro cavallo di battaglia la lettera Pipetta quella finale in cui scrive la lettera Pipetta che è un comunista dove gli dice tu pensi che io sia un rivoluzionario ma quando avremo finito la rivoluzione io avremo sfondato il cancello dei padroni così io tu starete, voi starete lì a festeggiare la rivoluzione riuscita io invece tornerò a pregare davanti al crocifisso, perché ci sarà sempre un un altro povero, un altro sofferente. Cioè è una dimensione appunto non integralista e non orizzontalista potremmo dire, no? E, ecco, quindi non la vivevamo anche così, e il cattolicismo fiorentino aveva questo spessore, no? Balducci. Padre eh, Balducci, sì. Eh. Quindi un, un, una dimensione critica, però sempre ancorata anche alla dimensione intransigente, non era, ecco, diciamo, corrivo con la modernità, il progressismo facile, banale, e infatti non arrivavamo mai a uno scontro, se non Don Mazzi, però era, ecco, un laboratorio di tutto ciò. Era un consesso di cristiani impegnati, molto libero, aperto. C'era ancora la rivista, no? Testimonianza. Mm. L'esalto era l'unica donna giovane eh sì. che ne faceva parte. Eh sì, ed ero considerata un po', appunto, in modo forse anche così simbolico, sempre la prima donna, l'unica donna. Però devo dire che, in un ambiente sicuramente ipermaschilista, come era allora tutto tutto nella chiesa e fuori, però c'era un grande rispetto e un ascolto, io infatti ricordo spesso per esempio sono gli anni, anni accesissimi del divorzio e poi dell'aborto che era una cosa anche oggettivamente molto pesante, complicata e però Balducci mi ha permesso di fare un convegno con le donne cattoliche della diocesi sul tema dell'aborto e vennero delle Corrispondenti del manifesto rimasero mh, molto, molto impressionati per questa capacità di dialogo a partire dai problemi, a partire dalla realtà ecco, e non dai principi, che però rimanevano saldi. Ecco, questo, mi piaceva questa, questa doppia cosa una chiara identità, ma aperta e spalancata esatto, nel dialogo. Esatto. Eh, lei è studiosa della, di storia della Chiesa, della religiosità, anche popolare, del Cattolicesimo in tutta Europa, ha esplorato tutto l'archivio segreto Vaticano. Ecco, come mai questo interesse per questi studi? Ma poi io, io ho studiato cose, effettivamente, io volevo studiare teologia, poi ho fatto ma filosofia. Perché? È perché mi interessavano ah. le cose che, stiamo, che adesso le dirò e anche quello che ho detto prima. Mm, per esempio del concilio, noi eravamo appassionati del concilio, ma in, in quel modo lì. Prima di questo cattolicesimo del dissenso io ero stata, avevo fondato gi gioventù studentesca al liceo, quando facevo il liceo ancora non c'era comune liberazione, perché mi, mi interessava molto questa dimensione del, del gruppo dell'identità, però che non scivolasse nell'integralismo, no? però che fosse anche forte, che fosse un esempio di incarnazione e per esempio la politica, e che se che sono premesse che le dico per capire perché poi mi sono messa a studiare i papi che tutti mi dicevano: Ma che stranezza, no? Perché? c'è ehm, cioè, questa, questa sorta di, ecco, di stare sempre in partibus infidelium alla fine, no? stare in mezzo a, a chi non crede. Ho sempre vissuto così. In quegli anni era diciamo, quasi scontato, perché dopo il 68 c'erano gruppi. Poli la politica tutto era la politica. E oggi di nuovo. Sì, ma a livelli molto, molto molto ben diversi, capito? Cioè, lì c'era, per esempio, dicevamo Don Milani prima. Per esempio quello che sosteneva il tutto era l'altro, cioè la, 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 il bisogno di aiutare l'altro, non era l'egocentrismo che c'è adesso, il narcisismo per cui tutto è riportato a se stesso o alle proprie, eh, al proprio ego. Eh, C'erano delle ideologie, certo, infatti, che, che, che poi sono dimostrate caduche, ma quelle rappresentavano un altruismo, una dimensione dell'altro che era fondativo, che ci motivava, che, che faceva anche gruppo, una generazione che è stata una generazione di, così, di combattenti. Poi a metà degli anni 70, quando questa cosa ha cominciato a degenerare e c'erano queste influenze io sono, ho fatto di tutto per avere borse di studio, andai in Germania e lì cominciai a capire alcune cose, che, per cui mi allontanai dalla filosofia e decisi di studiare storia, di fare storia della Chiesa. Io vedevo l'investimento che facevano i cattolici tedeschi, ma tutti, tutti i tedeschi peraltro, nel fare i conti con la loro storia. No? L'historica Streit, c'è questa idea di fare i conti con il nazismo, soprattutto delle complicità della Chiesa con il nazismo. Loro hanno investito, perché poi sono pratici, quindi l'aspetto del denaro è fondamentale, lì: <ride> loro investivano miliardi nella ricerca. Nella, nella, nella pubblicazione delle fonti che andavano a vedere queste cose. A proposito di fare i conti col nazismo, eh, lei negli archivi segreti vaticani, che sono stati aperti tutti per quanto due anni fa per quanto riguarda Pio XII, avrà dovuto fare i conti anche tra nel rapporto tra Pio XII e la vexata questio della sua mancata protezione certo. agli ebrei. È venuto fuori qualcosa di particolare in quegli archivi o non erano così segreti? Mm, insomma, noi che ho studiato queste cose dall'inizio, da, da tantissimi anni, prima dell'apertura cremise, anche prima di quella di Pio XII, c'è cioè quella di Benedetto XV e di, Be, e di Pio XI, gli archivi sono stati una grande svolta per capire, per esempio, quello di Benedetto Fece capire come quel Papa non era un Papa buonista, pacifista, in modo facile, ma come la pace in quegli anni, la notte sulle le strage della prima guerra mondiale. Aveva un contenuto importante no? nel, nel messaggio anche della diplomazia per la Chiesa, la pace e così più un decimo. E più un decimo io ho trovato dei documenti che testimoniavano come questo, che era un papa fascistone autoritario, quello che disse di Mussolini: l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare, mm -hmm. però, negli ultimi anni aveva capito l'orrore di quelle cose. Quella... E anzi, fece, fece di tutto per denunciare la cosa e anche un'apertura agli ebrei, non in senso solo solidale e di. di di, di, di aiuto, ma anche proprio di scelta teologica, è quello che disse: spiritualmente siamo tutti semiti, perché veniamo tutti da Abramo. Questa è un po' la storia. Si arriva a Pio XII, eh, in cui veramente noi pensavamo, io continuo a pensare, che non ci siano grandi novità, perché, la, perché è stata questa: non riguarda tanto cosa sapeva. Ci sono prove chiare che i nunzi, i vescovi, gli episcopati locali, i singoli sacerdoti delle parrocchie, la diplomazia... La diplomazia sapeva tutto. Il punto era che cosa riteneva fosse ecco, necessario e giusto fare. Ecco, bravo. E questo è il punto che tutti cercano di capito silenzio. La, la domanda è, ma legittimissima, se un atteggiamento di prudenza non fosse più consono a risparmiare anche i cattolici ma alla fine anche gli ebrei e qui la questione, che è difficile perché è sempre un fare la storia con i secoli, ma, ma la questione è questa. E gli archivi aiutano senz'altro per arricchire questo che però è un dibattito che... Senta, perché è scesa cosa... a un certo punto in politica? Lei è stata senatrice. Senta, Ovviamente scusi, prima... la domanda è che ruolo possono avere ancora oggi i cattolici in politica se esistono ancora cattolici in politica. Allora, la politica è consustanziale all'essere cristiano, perché ah. lo stare nel mondo non so. Lei sembra fare. di nove... dire così, ma An... mai oggi no. invece è un argomento da no. No. no, certo, io dico, in generale, da punto teologico, per l'incarnazione è lo stare nel mondo. Gesù faceva politica, e alla grande. Il punto è che se vogliamo arrivare al novecento alla modernità i cattolici hanno avuto un rapporto complicato con la modernità e con la rivoluzione francese che è il fenomeno che l'ha incarnata è di tutto e quindi ha cercato per tanto tempo di rifiutarla con questa struttura intransigente di non accettazione di non misurarci se poi via via ha capito che invece conveniva anche alla chiesa non essere una parte contro ma, far, ma entrarci dentro poi nel novecento nella seconda guerra mondiale la cultura politica cattolica è quella che ha fatto la realizzazione, la ricostruzione e la realizzazione della democrazia con i grandi delle, delle democrazie cristiane europee. Quindi i cattolici passano dall'opposizione al governo. Oggi invece? Oggi siamo in un momento di miseria della Perché? politica, pazzesca. <ride> Perché le ragioni sono tantissime e non dipendono tanto, da, anzi, non no, Forse anche di poca pausa. chiarezza della fede, di poca appartenenza alla Chiesa. Se, come diceva lei prima, Ma, è consustanziale sì. l'essere cristiano fare politica. Sì, lo penso anch'io. Io penso che comunque la, cioè, sia proprio una missione, sia un dovere, prima che un diritto, quella dei cattolici di fare politica. Ma è una scelta, le ripeto, relativamente recente, perché non è expedita, sembra dell'altro ieri. In fondo è solo col concordato che c'è una riconciliazione vera della questione romana, perché fino al fascismo c'era opposizione. Però eh, adesso soffriamo tutti, tutti, cattolici e non cattolici, di una povertà della politica, della partecipazione. E io invece ritengo che la cultura politica dei cattolici, quella cosiddetta del popolarismo, che tutti tirano da tutte le parti, abbia tantissimo da dire, sia molto attuale. Gli ultimi vagiti dei cattolici in politica sono stati eh, in alcuni consessi importanti, lei ha fatto parte del Comitato Nazionale di Bioetica e lì voglio arrivare su quelli che allora si chiamavano valori non negoziabili, un termine che non ha avuto fortuna, ma se parliamo di difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale ci capiamo meglio. Ecco, ehm, interessano di meno? ma anche qui scontiamo tanti uh, gli effetti devastanti del political Correct su tutto e, um, e quindi c'è un stato come si dice oggi malamente insomma questo termine di deriva, quella che io chiamo dirittista dei dir un dirittismo che confonde i diritti senza limiti di una soggettività che non ha, non ha confini con i diritti i diritti sono una cosa seria, grande, grossa su cui si è fondata la nostra civiltà altro che cattolice di tutti e sono, non sono una una, una um, somma, eh, una pletora di eh, desideri. Per cui, eh, cui confondi il desiderio col diritto, il diritto col desiderio, quindi diventa infinito, no? e in una gamma soggettiva senza, senza, senza limiti, in senso leale, letterale, filosofico. E quindi questa è la questione vera. E, le, non negoziabili, ecco, secondo me, ristringeva la questione, perché sembrava una cosa... Anche etica, non è un fatto morale, è un fatto molto più profondo, è un fatto eh, dell'umano, attiene all'umano. Adesso si comincia a capire. No? E si la comincia a capire che... però, però c'è mezzo Parlamento e mezzo paese spaccato su una ai miei occhi evidenza che la GPA, io preferisco dire utro in affitto, è un obrobio perché non considera il bambino e non considera la donna che viene sfruttata nel suo corpo. Lei sa, io ho fatto delle battaglie con poche allora, eravamo molto poche, un manipolo di, eh, che ci attaccavano da tutte le parti perché appunto la libertà, perché ecco, eh, lei ha perfettamente ragione. Anch'io lo chiamo Toro in Affitto perché così è. Però le devo dire che rispetto ai primi tempi, quando eravamo veramente poche a sostenerlo, adesso nell'ultimo periodo, tanto ex femministe storiche. Ma assolutamente, perché non come ci dicono siete boomer, siete terf, ma no, c'è proprio una, una fatica. insomma, conquistata fatica della vera libertà femminile, che non è quella, è quella di, di aver capito le interrelazioni profonde che ci sono tra, tra madre e feto, tra donna e desiderio, la complessità del desiderio ma io ricordo che eh, mentre in te tempi passati mi attaccavano perché ero una cattolica e quindi di fatto non potevo che essere una conservatrice sui diritti, cosa non vera come le ho detto anche prima, ma in Senato, quando intervenivo su queste cose, c'era so, un grillino anche uno che come insulto mi diceva non più cattolica reazionaria, ma diceva afroidiana, come un insulto, perché tutta la dimensione psicologica del profondo, che non è un discorso confessionale, veniva vista come una cosa arretrata, ritrovera, perché c'è un impoverimento del rapporto mente-corpo, cioè l'idea che il corpo va per conto suo, è un contenitore neutro. E questo è un ritorno indietro pazzesco, che dà spazio alle macchine, che uccide qualsiasi umanesimo. Per questo, questi temi sono fondamentali. Non sono solo dei valori che si negoziano o non si negoziano, sono proprio una minaccia antropologica profonda dell'umano, sia dell'uomo che della donna, come tutta questa cosa del gender fatta così, capito? Per cui il corpo diventa un orpello, mentre invece noi siamo fatti di un'unità intera. Eh, ho qui in mano il suo ultimo libro, Isia Morcelliana, Achille Silvestrini, la diplomazia della speranza. Eh, non è soltanto la, la storia, la biografia di una personalità fondante della Chiesa, della modernità e, e anche di un, immagino, di un maestro, di un amico insomma, che lei ha conosciuto, ma mh, il titolo ci interessa perché le domando se è ancora attuale. Per Esempio, se è ancora l'unica via in questo dramma che oppone l'invasore Russia nei confronti dell'invasa Ucraina. Ma guardi, io penso che i caposaldi della diplomazia, della grande diplomazia vaticana di quegli anni, cioè della Spolitik, di, prima di Tardini, ma soprattutto Casaroli e Silvestrini, sia anche questa di un'attualità che va tutta riscoperta. Pensiamo al lavoro che stanno facendo Parolin e Zuppi eh, nel, eh, nell'aprire altri, altri varchi con lo spirito dell'ospolitik, per esempio verso la Cina, che può essere anche questa molto problematica, come fu allora un possibile dialogo con la Russia e con i comunisti russi, che anche lì, come ora la Cina, perseguitavano attivamente i cattolici, ma eh, nella chiara del silenzio. Però, come allora, anche oggi io ritengo che invece è nello spirito profondo, quello che dicevo iniziale, della diplomazia delle origini, che ci sia la spinta alla pace e a capire, a trovare un dialogo eh, sui conflitti. E in realtà vede la, vabbè, se dovessimo dire quando nasce la vera diplomazia vaticana, nasce con la fine dello Stato pontificio, con la fine del potere temporale e anche lì tutti pensavano che si penalizzasse la chiesa ma invece lì si rafforzò tantissimo come diceva Papa pa Paolo VI perché nel momento in cui incarni grandi valori, parli a tutto il mondo non parli solo alla tua parte capito? esci da, un, da essere parte di a essere l'interlocutore è il primo Papa che ha parlato all'ONU è, no? è eh, umano, è certo e quindi la, di fatto anche la diplomazia anche la forza politica paradossalmente si rafforza perché la dimensione spirituale è più forte che difendere. Ma lei ritiene che sia più debole oggi la diplomazia vaticana rispetto ai tempi dell'Ospolitik? In questo senso, nel senso che lo dicevo adesso, forse sì, però mh, si può lavorare perché cioè, l'idea di. Mh, cioè, è più difficile la realtà più che eh, la soggettività della diplomazia vaticana. Per tutti è più difficile, perché la guerra fredda, paradossalmente, era più semplice, gli interlocutori erano anche ridotti e quindi anche la speranza di, eh, eh, dei paesi non allineati, di un discorso di pace e di, 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 anche di deterrenza sull'atomica, adesso è difficile perché c'è una pluralità di fonti e di ripresa degli imperi, una situazione che ricorda molto gli anni venti anche dal punto di vista internazionale insomma capito di, eh, di conflitti di, di, di plurali e questo rende complicatissimo tutto e peraltro è proprio alla scuola del Cardinal Silvestrini che si sono formati anche gli attuali eh, sì. no, protagonisti di questa ricerca spasmodica del Papa di trovare tracce, vie trame per, sì. per creare legami no? ecco cosa, cosa è stato quell'esperienza di ‫דידי. Di scuola proprio, di formazione. Ma ah, io politica. posso dire come, come la ricordo all'origine, come ho conosciuto anche Don sì. Achille, eh, dove iniziò questo rapporto così intenso, ehm, con un gruppo che era legato a Don Antonio Penazzi, di cui mio marito, il mio ex fidanzato, faceva parte insieme a tanti giovani, che si chiamava Ozanam, che aveva eh, dei membri molto, molto, molto intelligenti, dei professionisti impegnati e molto, molto mh, di fede. Morto questo sacerdote che viveva alla borgata Fidene, eh, che faceva questi esperimenti di, di rapporto appunto, reale, incarnato, perché noi eravamo molto sulla prassi, capito? La testimonianza verso l'altro dovevamo viverla, ecco, niente di radical chic. E, ehm, e allora, morto lui, mh, Don Achille assunse un po' questo gruppo e io, la più piccolina, mi ero inserita e, per esempio, la domenica a Villa Nazareth, che è questo collegio universitario che lui aveva ereditato da Tardini, si. Ehm, sia materialmente che spiritualmente, mh, per giovani bravi, motivati per formare una classe dirigente, e, mh, ci, faceva, ci faceva fare delle lezioni da allora Don Claudio, che è il cardinale Guggerotti, che adesso è mh, prefetto alla congregazione per le, per le chiese orientali, cioè è succeduto a quello che ha lavorato con lui nella congregazione. E ricordo la profondità di questa teologia ortodossa, orientale. Ed È tutto un, un, una formazione così, Parolino, così tantissimi anni. Ma lei Silvestrini ha colpito, credo, innanzitutto perché l'ha guardata come donna senza diffidenza e senza prevaricazione, ha detto. Sì, lui aveva un atteggiamento raro per anche per allora, ma che continua anche adesso. Cioè quello che non era né diffidente né eh, prono, perché bisognava essere aperti alle donne, perché si cominciava a essere insomma, insomma, questa cosa più corretta. E invece era davvero, cioè sinceramente curioso, era attratto da dagli aspetti di diversità e di uguaglianza rispetto al sacerdozio, al alla figura del sacerdote. Diceva mh, che le donne sono simili al sacerdote e che fanno tante cose insieme, diverse e sono anche però gelose e possessive verso i figli cioè lui ecco, mi ha colpito molto anche questa sua ehm, lucidità questa consapevolezza non idealizzante non facile, non buonista molto, molto concreta, molto romagnola no? quindi anche su di sé e anche sui sacerdoti e poi sa un'altra cosa che è la ragione vera, non le ho risposto alla domanda di prima, la ragione vera per cui ho fatto questi studi strani, di studiare papi, cardinali, mh, dentro questi archivi. In, in anni in cui tu... ce ne si allontanava. anni ah, in lui erano, mi prendevano tutti per matta, anche perché io poi facevo politica, ero femminista, capito? Perché? Per due ragioni. Una come credente, perché io lo sono stata sempre in fasi diverse, anche con idee diverse e con, insomma, in modo tormentato. E, ehm, però con continuità se vogliamo era l'idea e eh, la curiosità di trovare un'istituzione che ha resistito così tanto in cui convivono forme di santità sublimi e anche forme di orrore pazzesche che hanno allontanato tutti, tutti dalla mia generazione come è possibile dico ma che cosa tiene insieme queste due cose e come conseguenza il fatto, e per questo l'interesse mi sono tanto legata ad Don Achille, cioè come trovare in figure apicali, come anche nello studio dei papi, figure che ci continuavano a credere, pur stando in ambienti tutti, tutti sono di potere, eppure no? continuavano ad avere fede, umanità, curiosità, O sono tutti O un motivo. E ci vuol dire che lì c'è qualcosa. Mm -hmm. E poi, dal punto di vista di studiosa, dal punto di vista scientifico. Mi interessava molto vedere come un'istituzione così millenaria si incarnasse di volta in volta nei tornanti fondamentali della storia, perché dava luce anche agli stessi, stessi eventi storici, soprattutto nei confronti della modernità. Sente, lei nota oggi uno sguardo... Eh diverso, maggiormente sensibile, maggiormente attento alle donne oppure anche lì albergano le quote rosa un po' per dovere eh, ma ha detto si bene, <ride> ha anticipato la risposta no, c'è cioè, certamente un ma maggiore, ma maggiore interesse ma io trovo che la L'interesse più originale è quello delle donne dentro la Chiesa e anche fuori, perché lì ci sono i veri cambiamenti, c'è una consapevolezza reale, discontinua, di livelli diversi, ma è vera, autentica. Devo dire onestamente che invece da una parte sia dei vertici ma anche non detto, insomma ne, ne, nei maschi della Chiesa, per usare un termine mh, di patriarcato, insomma il, il gergo femminile e femminista, io trovo che non c'è questa attenzione reale, vera. Ma appunto c'è molto questo politicamente Bisogna. corretto che, che ha un effetto anche lì, come dappertutto, eh, che è un'eterogenesi dei fini, perché apparentemente vengono dati spazi a cui non corrisponde né un potere reale né. Sono molto Però negativa, anche la parte eh? femminile c'è un appiattimento nel rivendicare dei ruoli, cioè nel copiare, nel, nel, eh, non so, questo è un problema... Sempre. Nella scalata al potere del maschio. Questo come è successo nella società civile, esatto, nel femminismo, esatto. è chiaro. Però appunto un femminismo della differenza, oggi considerato appunto da boomer, da vecchi, come dicevamo prima sui diritti, è proprio questo che divendica, mantenere una specificità, una differenza. Che, per cui anche la richiesta del sacerdozio, per esempio, non può essere una bandiera così neutra da critica. Non non per me non c'è un problema se il sacerdozio resta agli uomini. Magari i carismi sono altri, ma quegli altri vanno però valorizzati e, mi consenta, valorizzati anche con dei riconoscimenti pratici. Perché no, su questa differenza, che noi siamo buone, ma la Madonna, Materna, eh, eh, si è giocato troppo. Nel senso che a quel punto non possiamo neanche non vedere che c'è bisogno anche di, poi, di spazi in cui le cose eh, Sì, dove esercitare incidono. un governo a, eh. seguendo la propria specificità che magari funziona meglio. Anche. Eh, appunto, Molto però, però de deve essere messa alla prova. Eh, ecco. cioè. Non è che le donne, è tal il genio femminile è talmente meraviglioso che si alimenta di se stesso, eh, vediamola lì. Ecco, mi regali la sua canzone? Lo so, me l'ha detto prima che Lucio Dalla è un grande amore. Sì, Lucio Dalla che incontrato. Sì come, sì, come tanti della mia generazione. Però era Emiliano e poi questa dimensione così, un po' apparentemente cruda, ma sempre malinconica. Insomma, a piaceva molto. È un sì. uomo tormentato anche rispetto alla fede, è anche tormentato. Sì, sì, sì. grazie, grazie, davvero. grazie a voi. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.